Queste sono le immagini dell'ultimo soccorso avvenuto nella notte nel Mediterraneo. Motovedette della Guardia Costiera Italiana affiancano un peschereccio partito dalle coste egiziane con 314 persone a bordo. Con l'avvio dei rimpatri previsti dall'accordo tra Unione Europea e Turchia, la rotta del mare riprende forza e a lanciare l'allarme l'Austria. Nel 2016 i migranti che arriveranno in Italia potrebbero raddoppiare, passando dai circa 150.000 dello scorso anno a 300.000, ha detto il ministro dell'Interno Joanna Milk-Leitner, e lo ha detto alla vigilia dell'incontro a Roma con il ministro dell'Interno italiano Angelino Alfano. Al centro del colloquio tra i due ci sarà la questione del Brennero. L'Austria, di fronte a un aumento dei flussi di profughi, minaccia infatti di chiudere la frontiera, così come aveva fatto nei mesi scorsi con i paesi della rotta balcanica. E proprio l'accordo tra Unione Europea e Turchia sulla rotta balcanica torna in bilico. Il presidente turco Erdogan avverte infatti di essere pronto a non accettare più i profughi dalla Grecia se l'Unione Europea verrà meno agli impegni presi, riferendosi in particolare all'abolizione del visto per i cittadini turchi che viaggiano in Europa. Dovrebbe partire a giugno, ma alcuni governi continuano a fare resistenza. Per ora però l'intesa sui respingimenti va avanti e, come previsto da molti, sta creando situazioni insostenibili. Migliaia di persone sono ancora bloccate al confine di Idomeni in Grecia, ma soprattutto, denuncia l'UNICEF, oltre 22.000 bambini non accompagnati sono rimasti di fatto intrappolati perché non possono proseguire il loro viaggio, ma neanche essere espulsi, e nessuno sa dire cosa sarà di loro.